Parte benessere dedicata al ruolo delle proteine nella dieta. Io a questo punto, prima di dare il benvenuto alla dottoressa Alice Cancellato, biologa nutrizionista con un master in terapia e prevenzione dei disturbi dell'alimentazione e dell'obesità, io farei partire la nostra scheda introduttiva. Sono uno dei tre macronutrienti che sostengono il nostro metabolismo e hanno principalmente la funzione di sostenere e aumentare la nostra massa muscolare. In una dieta equilibrata dovremmo assumere il 15% di questi nutrienti accompagnati dal 45-60% di carboidrati e il 20-35% di grassi. Le proteine hanno inoltre il compito di sorreggere le difese immunitarie e di fornire energia. Sono presenti in tantissimi alimenti, soprattutto nella carne in generale, uova, pesce, formaggi e legumi. La quantità di proteine da assumere varia da persona a persona a seconda dell'età e dello stato di salute, ma indicativamente dovrebbe essere di 0,9 grammi per chilo di peso. Nel caso in cui si assumessero troppe proteine, si rischierebbe un sovraccarico renale. Nella popolazione occidentale è invece poco comune la malnutrizione da carenza di proteine. Il consiglio è sempre quello di sostenere una dieta equilibrata e di suddividere l'assunzione di proteine lungo tutto l'arco della giornata. Eccoci qui, parliamo del ruolo delle proteine nella dieta e diamo il benvenuto a colazione, il bentornata a colazione in farmacia alla dottoressa Alice Cancellato, biologa nutrizionista, come ho detto anche prima, con un master in terapia e prevenzione dei disturbi dell'alimentazione e dell'obesità. Bentornata a colazione in farmacia, dottoressa Cancellato. Buongiorno a tutti. Buongiorno, oggi parliamo di proteine, visto che abbiamo anche la nostra sfida alimentare e ancora in corso per fino a domani, e visto che l'abbiamo ospite, io colgo l'occasione, la palla al balzo, per ricordare a tutti i nostri ascoltatori della sfida alimentare, mettere un tipo di verdura almeno nel piatto, e oggi avremo la terza ricetta della settimana. Le ricette sono tutte di Alice Cancellato, biologa nutrizionista, con cui appunto oggi parliamo del ruolo delle proteine nella dieta. Bene. Ecco, perfetto. Quindi, dottoressa, io le chiedo immediatamente: quanto sono importanti le proteine per la nostra dieta e per sostenere il nostro metabolismo? Allora, le proteine sono molto importanti perché hanno tantissime funzioni nel nostro organismo. Hanno prima di tutto un ruolo strutturale, quindi servono per costruire e rinnovare i muscoli, la cute, la pelle, quindi le mucose, i capelli, le unghie. Poi servono per sostenere il nostro metabolismo, perché ad esempio gli enzimi che servono per le reazioni metaboliche sono proteine, alcuni ormoni sono delle proteine. Poi servono per produrre energia. Quando non assumiamo abbastanza carboidrati, le proteine o diciamo gli aminoacidi, poi vi spiego cosa sono, sì, vengono trasformati in zuccheri, quindi in glucosio, per produrre energia. Poi quando le proteine sono in eccesso vengono anche stoccate sotto forma di grasso, quindi hanno anche una funzione di riserva energetica. Servono anche per la manutenzione del nostro corpo, quindi per la riparazione dei tessuti e la cicatrizzazione delle ferite. Vi vorrei anche spiegare che cosa sono le proteine, cioè sono delle catene di aminoacidi, quindi sono dei mattoncini che costituiscono le proteine e quindi gran parte del nostro corpo. Certo, io nella scheda introduttiva abbiamo sentito, sì, e intanto ringrazio Enrico Bellinelli per averla curata, che dovremmo assumere il 15% di questi nutrienti, però io già immagino i nostri ascoltatori, sì, però io come faccio a sapere che ho assunto il 15%? O che ne assunte troppe o troppe poche, quindi le chiedo appunto come facciamo a sapere di aver assunto durante la giornata il giusto numero di proteine. Ok, infatti il capire da una percentuale è molto difficile, anche perché è difficile sapere quante proteine ci sono nell'alimento che sto per mangiare. Il 15% che poi equivale a 0,9 grammi per chilo di peso corporeo, e questi sono i dati che ci forniscono i LARM, che sono i livelli dei nutrienti raccomandati per la popolazione. Certo. Per capire in modo pratico quante proteine mangiare, io dico sempre di dividere il piatto in 3 o 4 parti, e le proteine devono rappresentare o un quarto del piatto o i 2/3, quindi poi quello dipende anche dal fabbisogno individuale. Certo. E
vorrei dirvi anche quali sono gli alimenti che contengono le proteine, perché le proteine sono un po' in tutti gli alimenti, però Certo. ci sono degli alimenti che ne contengono di più. E questi sono ovviamente la carne, il pesce, le uova, i formaggi e i legumi compresa anche la soia e i derivati. Certo, e molte volte no, si dice che nella carne, molte volte è così, immagino, nella carne c'è la giusta quantità, più che giusta, ci sono tutti i 9 amminoacidi essenziali delle proteine, ma che differenza c'è tra appunto le proteine contenute nella carne, quelle contenute nei legumi? Alcune sono più facilmente assimilabili, alcune sono, non so, nobili rispetto ad altre? Ok, allora, quindi gli amminoacidi che diciamo costituiscono le proteine in tutto sono 21 e 9, come hai detto tu Fabio, sono essenziali, cioè dobbiamo assumerli con la dieta. Poi Certo. tutti gli altri si formeranno a partire da questi 9 essenziali. Le proteine animali, quindi carne, pesce, uova e formaggi, contengono tutti questi 9 amminoacidi essenziali. Quindi quando noi mangiamo una bistecca, del pollo, due uova, abbiamo una proteina completa. I legumi invece no, le proteine vegetali no, gliene mancano due di questi amminoacidi, ne hanno solamente sette. Questi due che mancano si trovano nei cereali o negli pseudocereali che sono la Ecco. quinoa e il grano saraceno. Quindi per avere un piatto completo, una proteina completa, dobbiamo sempre abbinare i legumi a dei cereali. Ecco. Quindi se io mangio i fagioli da soli non ho assunto delle proteine complete che mi servono per tutte le funzioni che ho elencato prima. Se io mangio la pasta con i fagioli e il riso con le lenticchie, invece sì. Ecco, perfetto. Quindi magari pasta e fagioli, riso e lenticchie, le ricette, come dire, toccasana per poter essere sicuri di avere tutti e 9 gli amminoacidi fondamentali e le proteine di cui abbiamo bisogno. E quello che volevo chiedere adesso è, abbiamo visto sempre nella scheda introduttiva che possono esserci scompensi nel caso che si assumano troppe o troppe poche proteine. Abbiamo anche visto che nell'Occidente ormai praticamente non esiste più, o quasi più, lo scompenso, la malnutrizione per la carenza di proteine. Però, quali sono i rischi materialmente che potremmo incorrere nell'uno e nell'altro caso? Allora, sicuramente se una dieta iperproteica, quindi con tante proteine, viene protratta a lungo, si possono causare danni renali, come è stato spiegato prima nelle schede, come anche degli squilibri ormonali. Quindi dico sempre di stare attenti alle diete iperproteiche, se protratte per tanto tempo e soprattutto se non sono fatte sotto controllo medico o dal nutrizionista, perché hanno delle precise indicazioni, non sono adatte a tutti. Certo. Al contrario, anche delle diete povere in proteine possono creare dei problemi, soprattutto anche in questo caso possono causare degli squilibri ormonali, ma si possono avere problemi alla pelle, agli annessi cutanei, quindi alle unghie, ai capelli, comunque ci sono dei sintomi anche da carenza proteica. Questo si riscontra meno, però può capitare quando si fanno delle diete fai da te o delle diete magari prese da un'amica, quindi non fatte su misura e con un fabbisogno proteico troppo basso, Ecco, appunto, con un salto proteico troppo basso. certo, innanzitutto prego la regia di far ripartire la nostra scheda di presentazione sulle proteine, eccola qua. Quindi a proposito di questo, proprio pochi minuti fa avevo letto questa notizia sulle fake news nella sanità, 8,8 milioni di italiani hanno trovato sul web informazioni mediche sbagliate, quindi immagino che comunque questa sia o possa essere un'emergenza anche dal punto di vista della dieta, nel senso che molti Certo. italiani, magari adesso forse non è il periodo perché magari lo fanno con l'avvicinarsi dell'estate, però spesso si sente dire: ah, io sto cominciando a fare questa dieta, dove l'hai trovata? Te l'ha consigliato un nutrizionista? No, l'ho trovata su internet. E sono le diete più disparate,
abbiamo pure visto purtroppo alcuni casi di cronaca in cui ci sono stati dei gravi scompensi di salute, fino addirittura alla morte nel caso in cui si seguissero diete fai da te. Quindi proprio a proposito di questo, anche perché abbiamo in linea giustamente una biologa nutrizionista, quanto può essere anche pericoloso affidarsi a diete fai da te magari trovate su internet, e quanto dall'altro lato è importante affidarsi a un nutrizionista se si vuole perdere peso, se si vuole mettere su massa muscolare, andare da un professionista, immagino, no? Sì, infatti, perché delle diete sbilanciate sicuramente possono creare delle carenze non solo di proteine, ma anche di altri nutrienti, di micronutrienti, quindi vitamine, sali minerali, soprattutto magari di ferro, di zinco, di vitamina B12 nel caso delle diete vegetariane e nelle diete vegane. Quindi io dico sempre di rivolgersi a un nutrizionista per evitare il fai da te. Quindi se uno vuole perdere peso lo fa nel modo giusto, con una dieta su misura che non crea assolutamente delle carenze. Infatti se ci sono delle carenze proteiche, alcune volte ci sono anche delle carenze, la maggior parte delle volte ci sono carenze anche di alcuni sali minerali, soprattutto lo zinco, il ferro e certo. Il calcio. Certo, e noi viviamo in Italia, no? Dottoressa Cancellato, noi viviamo in Italia e tra i patrimoni, insieme ai grandi monumenti, bellissimi monumenti del nostro paese, c'è anche tra i patrimoni proprio, se non sbaglio, un patrimonio immateriale dell'UNESCO, la dieta mediterranea. Ecco, dal punto di vista dell'apporto delle proteine, la dieta mediterranea come si comporta? Vabbè, la dieta mediterranea ha la base i cereali, i legumi, il pesce, un moderato consumo di carne, e quindi si comporta benissimo, va benissimo. Le raccomandazioni sono proprio quelle di alternare anche le fonti proteiche, soprattutto in una dieta onnivora. Quindi se ne pensiamo, su 14 pasti noi dovremmo mangiare 2-3 volte la carne, 3-4 volte il pesce, 2 volte le uova, 1 o 2 volte i formaggi e 4 volte alla settimana almeno i legumi. Ah, ecco, addirittura 4 volte a settimana? Anche di più. Anche di più? Sì, assolutamente. Non c'è nessuna controindicazione, anzi questo ci permette di controllare meglio l'intrato proteico e di ridurre anche le proteine animali. Poi, diciamo, un'altra raccomandazione che io faccio, soprattutto riguardo alle proteine animali, è che siano di qualità, quindi piuttosto mangiarne meno, ma di qualità. Quindi magari la carne non di allevamenti intensivi, il pesce pescato di piccola taglia, le uova da galline, insomma, che allevate all'aperto, perché la qualità nutrizionale della materia prima è fondamentale. Certo, e poi diciamo la verità, i legumi sono anche molto versatili, quindi possono essere pasto principale, un piatto unico addirittura, magari nel caso della pasta e fagioli, oppure possono essere anche certo. Condimento. Certo, possono essere un condimento, possono essere un secondo piatto, sia così, che quindi messi nell'insalata, che sotto forma di polpette, di formati. Adesso è molto in voga anche la finta frittata, che è una frittata fatta con la farina di ceci. Possono essere utilizzati anche per fare delle creme, ad esempio l'hummus di ceci o degli hummus preparati con altri legumi. Possono essere utilizzati anche nei dolci. Una ricetta è quella del brownie con fagioli neri che proporremo più avanti, ecco. Come anche quella di biscotti preparati con i ceci. Ah, ecco, quindi stiamo un po' spoilerando per le prossime sfide alimentari, ecco. Infatti. Anche perché poi io sento sempre, mi par di sentire i nostri ascoltatori, sì, però i legumi magari sono un po' scomodi perché bisogna metterli a bagno, poi bisogna sciacquarli più volte, giusto per evitare che le piccole tossine che sono presenti possano dar fastidi allora infatti i legumi noi li troviamo secchi, freschi, in scatola. Allora secchi io consiglio, sono ovviamente migliori, vanno tenuti a mollo per allontanare, si chiamano gli antinutrienti che ostacolano l'assorbimento dei sali minerali, ecco. Soprattutto del ferro, del calcio e dello zinco. Però come emergenza si possono utilizzare anche quelli in scatola o nel vaso di vetro, meglio il vaso di vetro, la cortezza di sciacquarli molto molto bene sotto l'acqua corrente, perché ovviamente sono conservati sotto sale, certo. Quindi bisogna togliere l'eccesso di sale. Quindi in realtà se li cuciniamo da secchi
intanto che ci siamo prestiamo attenzione proprio all'ammollo, alla cottura, quindi all'inizio si fanno bollire, si formano delle schiume, vanno schiumati e poi dopo si possono cuocere in pentola a pressione o nella pentola normale. Ecco. Invece se li consumiamo in scatola, mi raccomando, sciacquare molto bene. Quindi alla fine si può anche ridurre il tempo che è necessario per l'ammollo, cioè per l'ammollo è un po' difficile ridurlo, però se uno magari prima di andare a dormire mette in ammollo i legumi per il giorno dopo, oppure la mattina prima di andare a lavorare e poi poi usa la pentola a pressione che velocizza la cottura, alla fine si possono mangiare legumi secchi, che sono, come ha detto lei, quelli che sono l'optimus, diciamo così, quelli migliori, anche 3-4 volte al giorno alla settimana, come ha consigliato lei. Ecco, come ultima domanda, visto che si chiama colazione in farmacia il nostro programma, io volevo fare una domanda proprio sulla colazione, noi in Italia siamo abituati a fare una colazione dolce, una colazione con la brioche, col cappuccino, il caffè, il dolcetto, il biscotto, invece nei paesi anglosassoni, nel nord Europa anche, magari fanno colazione già con le uova strapazzate, il bacon, la salsiccia, quindi carne che ha un grande apporto di proteine. Come è meglio cominciare la giornata, con la nostra tra virgolette colazione o con quella dei paesi del nord Europa e anglofoni, diciamo così? Ok, allora ovviamente le proteine devono essere presenti anche a colazione, e la colazione può essere dolce o salata. Ovviamente se la colazione dolce è fatta con del cappuccino zuccherato, con una brioche alla crema o con delle creme al cioccolato, è ovvio che non è una colazione salutare. Anche dall'altra parte, se la colazione salata viene fatta con uova, bacon, carne, salsiccia, e pane di bassa qualità, quindi pane in caffè, che contiene zucchero anche all'interno, è ovvio che è una colazione sbagliata. Però ci può essere una colazione dolce corretta e anche salata corretta, come ad esempio se noi prendiamo, possiamo bere del latte vaccino o del latte vegetale, magari con del pane, con delle creme di frutta secca che adesso vendono in commercio, piuttosto con un pochino di marmellata, della frutta e anche della frutta secca, perché la frutta secca, soprattutto le mandorle, gli anacardi, i pinoli, contengono una buona percentuale di proteine, oltre che anche tanti nutrienti importantissimi per l'organismo. La colazione invece, oppure, no, ma anche quella dolce, se ad esempio facciamo i biscotti con i ceci, il brownie con i fagioli, insomma anche questi sono dei dolci che contengono una percentuale proteica. Salata può essere fatta con delle uova, magari non fritte, alla coque o all'occhio di bue con poco olio, con del pane fresco, oppure si possono, a chi piace, possono spalmare sul pane del hummus di ceci, oppure una volta alla settimana va bene anche del prosciutto crudo, dopo IGP, quindi che non contiene conservanti. Certo. Quindi si può, filtrate, sempre di buona qualità, quindi si può, ovviamente, in modo semplice, senza friggere, senza eccedere. Certo, quindi alla fine si può fare esattamente una colazione dolce, una colazione salata, avendo anche il giusto apporto di proteine senza nessun tipo di problema. Quindi non è che dobbiamo per forza, importare in Italia gli esempi che vengono dal nord Europa, dove si fa colazione, che magari può essere anche ghiotta, per chi è particolarmente ghiotto, a cui piace il bacon o le uova, possono anche essere tentati da questo tipo di colazione. Però, come dice lei, anche questa colazione, nonostante sia altamente proteica, non è che vada molto bene. Sì, a queste colazioni magari molto sostanziose, con molti fritti, con molti grassi, bisogna trovare l'alternativa di qualità, quindi invece che la pancetta magari del prosciutto crudo, ovviamente sempre un affettato che va consumato con moderazione, invece che le uova fritte, le uova consumate in maniera più semplice. Certo. Quindi sì, si può trovare l'alternativa, o come nella colazione dolce, anche al posto dei frollini,
industriali, magari con tantissimo zucchero o grassi di bassa qualità, si possono o scegliere dei frullini adeguati leggendo bene l'etichetta oppure prepararli in casa. Sempre Perfetto. però considerando una quota proteica che può essere dal latte, dallo yogurt, dalla frutta secca. Ottimo, la ringraziamo molto ovviamente per questi consigli e io ripeto, visto che lei cura anche la nostra sfida alimentare con le sfide che si avvicendano di settimana in settimana con le ricette anche che ogni giorno vengono proposte, e magari in futuro abbiamo visto, no? Avremo anche lo spoiler, abbiamo avuto anche lo spoiler che in futuro parleremo anche di proteine evidentemente in una delle sfide alimentari. Certo, assolutamente. Ecco, allora io non vedo l'ora di sentire già la ricetta di oggi che verrà letta più avanti da Matteo Guantieri, quella che ci ha preparato per oggi e non vedo anche l'ora di sentire, di leggere le prossime ricette. Io intanto, dottoressa Cancellato, la ringrazio molto per essere stata in collegamento con noi Grazie a Colazione in Farmacia e ci risentiremo presto, immagino, giusto? a lei. Va bene, sì, sicuramente. Grazie, Ci buona giornata. sentiremo prestissimo. Buona Esatto. giornata.